Secondo spazio del bianco e del rosso TV Sport con l'avvocato Giancarlo De Peppo, 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Allora Giancarlo, parlavamo di calciomercato, ci sono soprattutto difensori da acquistare perché il Bari ha perso Cepitelli, Polenta e Chiosa, si fanno dei nomi su tutti, quello di Bianchetti, a metà tra Inter e Verona, un classe 93, è un giocatore comunque di talento e prospettiva. Sì, un giocatore che fra l'altro di cui si parlò un 3 anni fa circa, che doveva venire al Bari quando fu preso dall'Inter proveniente dal Varese, proprio da quel Varese primavera dove Mangia era l'allenatore. È un giocatore che ha bisogno soltanto di maturare per poi arrivare ai palcoscenici della Serie A, per cui Inter e Verona facilmente saranno del parere di prestarlo. Eh sì, in quel caso facilmente si tratterebbe di prestito secco. Potrebbe venire a Bari perché Mangia è praticamente stato il suo mentore sin appunto dai tempi del Varese Primavera. Quest'anno ha avuto un'esperienza non troppo fortunata allo Spezia perché ha avuto un infortunio muscolare nel mese di aprile, quindi proprio nel pieno della rincorsa della squadra Ligure. Però appunto Mangia ha una grande stima di questo calciatore. Abbiamo anche comunque poi raccolto delle foto anche dello stesso Bianchetti, degli obiettivi di mercato del Bari. Intanto abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Buonasera, un saluto all'avvocato e anche a te. Ciao. Senta, io sono un tifoso del Bari dall'anno 1955, ne ho 72 anni, sì. Sono anche uno sportivo. Però, vedendo sempre la vostra trasmissione, che io sono un abbonato a voi dei Bari, è stato un periodo quanto è stato il fatto del fallimento del Bari, che Gianluca Paparessa, la seconda ondata, non si è presentato al tribunale. E c'è stata una persona che chiamò a te Bari, e parlando di male di Gianluca Paparessa, poi fu detto pure che è un personaggio inaspettabile. E adesso questa persona qua ha a cuore di andarlo a intervistarlo oppure parlare bene di Paparesta? Grazie. Grazie per il suo intervento, però io dico che in questo momento non è proprio il caso di far polemiche o pensare altro. Al passato. Sì, ho detto, alla fine Gianluca Paparessa ha avuto il merito comunque di rilevare questa società, poi anche specificato il modo con cui comunque è arrivato a rilevare il Bari, c'è comunque un progetto alle spalle, dunque in questo momento bisogna davvero avere pazienza e sostenere comunque questa nuova società. Anche questo lieve ritardo che c'è nella composizione, sì, nel completamento della squadra, è figlio di tutti questi step ravvicinati, sì, infatti, tra il mese di fine maggio e la fine di giugno, dove veramente si è dovuto operare in maniera frenetica, però in maniera ponderata sulla riacquisizione del titolo sportivo, iscrizione certo, al campionato, tutte questioni non è stato e anche lancio della campagna abbonamenti, e non è stato semplice. Ecco, sicuramente dare un po' di pazienza, comunque di avere un po' di calma è d'obbligo. Ma la pazienza non è delle parti nostre, è vero, noi vogliamo tutto e subito. Tutto e subito, vogliamo magari già il grande centravanti questo pomeriggio in ritiro. Allora abbiamo parlato di Bianchetti, vi posteremo anche una foto comunque con la maglia dell'Inter. Sì, l'altro difensore invece nel mirino, un difensore più esperto, in questo caso si tratta di Matteo Contini, no, Giancarlo, un classe 80 che andrebbe poi a rilevare quello che è il ruolo anche di Diego Polenta. Sì, però è anche all'occorrenza può anche fare il terzino e quindi, come dire, rendersi utile in altra maniera, perché ovviamente in un campionato con 42 partite al momento o sì, qualcuna in meno, come abbiamo detto prima. E Contini, che io ricordo qualche anno fa che col Napoli era un difensore che volevano in tanti, arrivò a delle quotazioni di mercato importanti, veramente sì. Elevate. Sì. In questo caso però molto probabilmente vorrebbe dire l'addio definitivo a Diego Polenta, il giocatore vorrebbe tornare a Bari, però ovviamente bisognerà trovare anche una nuova formula, visto poi tanti anni no, di prestito Giancarlo con sì, il Genoa. Sì, ma non è detto, innanzitutto la società è una nuova società, quindi tanto lui è stato in prestito alla S Bari per due anni, invece questa è la FC Bari, come tu sai, la 1908, sì. Quindi dal punto di vista federale è un tantino diverso. E
Poi non è detto che arrivando Contini non possa arrivare Anche Polenta. Polenta. Magari se arriva Contini arriva anche Chiosa, di Eh cui sì, si infatti si parla parla anche per di un un ritorno di ritorno, Chiosa, allora sì. sì, diventerebbe un pochino più problematico. Per Contini ci sarebbe molto la spinta, la voglia di riscatto dopo un'annata a dir poco no nelle file Amici, della Juve Scaglia. su Polenta è anche forte l'interesse dell'Avellino in questo momento, Sì, che è forte comunque l'interesse dell'Avellino, però io per quanto ho sentito dire, Gasperini nel Genoa vuole valutare, i due giovani difensori che è in rosa, quelli più, sì. vicini alla rosa dei titolari, cioè Sampirisi e Polenta. Però Quindi magari. io non so se al di là delle sue valutazioni, Polenta sia adattabile a un modulo difensivo a tre, A perché tre, sì, Gasperini gioca a gioca in un tre, modo mentre molto a quattro particolare. Polenta è una sicurezza, l'abbiamo visto. Un'altra telefonata, pronto? Salve, buonasera. Ascolti, volevo capire effettivamente per quanto riguarda la campagna abbonamento, Sì. perché noi dovremmo pagare la commissione sul posto? Perché? Dovremmo pagare la commissione sul posto di Euro 5. No, La sinceramente non. commissione di Euro 5. Sì, perché il 156 più 5 € viene 160 e qualcosa. Forse è la Sono stato proprio prevendita, Sì, è la come i prevendita. diritti, i Sì, biglietti da questi diritti prevendita. di prevendita. Però io ho il ritorno. Sì, Non è grazie. un diritto di prevendita, perché io andrei direttamente in contanti e la pagherei in contanti l'abbonamento. Ho capito, ho Quindi capito. hanno l'obbligo di pagare con il posto. Ho capito, ho capito. Grazie per il tuo intervento. Non ho capito, perché c'è l'obbligo di L'obbligo di pagare col pagare. POS, Sì, così. Vabbè, in ogni caso, ripeto, proveremo a fornirvi maggiori risposte comunque nelle prossime puntate, parlando magari direttamente poi con il presidente Gianluca Papareste, anche per capire Magari poi. prenderai un appunto di tutte queste Sì, lamentele, per capire anche questi come. Sì, quesiti. anche per queste problematiche, anche per capire come si possano risolvere, magari anche parlandone poi con il responsabile poi della Best Union, del circuito Viva Ticket, dunque anche per cercare di capire come ovviare a questi problemi, sempre se si può farlo poi in questi giorni. Io Insomma. addirittura avevo sentito che era 6 euro la commissione. Sì. Il telespettatore diceva 5 Sì, adesso. 5, sì, quindi siamo lì più o meno. 08501-99998, il numero per intervenire in diretta. Ovviamente nel 4-4-2 di Mangia serviranno soprattutto anche esterni offensivi. C'è Cristian Galano, si è parlato anche di un ritorno di Lores Varela. Sì, proprio nelle scorse ore si è detto che c'è un interessamento di varie squadre, tra cui il Bari, non dimenticando che proprio con Mangia, il giocatore uruguaiano, ha esordito addirittura in Serie A Eh quando sì, a era Mangia Palermo. al Palermo. È Sì, vero, è vero, è vero. però è tutto ancora un po'. Anche perché al di là dei numeri e del modulo che Mangia predilige, il 4-4-2, bisogna fare riferimento non solo ai suoi discorsi in cui parla che non bisogna fossilizzarsi in un solo Sì. modulo. E poi lui ha fatto riferimento al fatto che vorrebbe che la squadra di quest'anno del Bari assomigliasse alla sua Under 21. La sua Under 21 non faceva il 4-4-2, faceva una sorta di 4-3-3 camuffato con a sinistra spesso un esterno sinistro che era più un centrocampista che una punta. Tipo Florenzi, no? Sì, Con quelle sì. caratteristiche. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? E ritorna questa risata. Va bene, dai, la Gente accogliamo per la allegra, il seconda. cielo aiuta. In ogni caso vi ricordo il Bari in ritiro a Pieve di Cadore, questo pomeriggio la conferenza stampa del direttore sportivo Stefano Antonelli, la speranza davvero di avere anche buone novità di calciomercato. Non abbiamo parlato dell'attacco, Giancarlo, in questo momento si fa un nome importante che è quello di De Luca, abbiamo anche delle sue immagini con la maglia dell'Atalanta, comunque un giocatore, un profilo interessante, forse anche troppo importante, no, per la categoria della Serie B. Beh, troppo importante sì da un lato, ma dall'altro dobbiamo anche ricordarci che in Serie A, vuoi per certe dinamiche, vuoi per altro, ha giocato poco Sì. nell'Atalanta. C'era Livaja come alter ego di Denis, e De Luca ha trovato poco spazio. Altro allievo di Mangia già dalla primavera del Varese, non
non è un particolare da sì, tralasciare. Infatti, e sarebbe un attaccante molto. Con caratteristiche diverse rispetto a Joao Silva, a Caputo e allo stesso Galano, se consideriamo sì, il foggiano infatti attaccante. Bisogna capire proprio questo, il profilo dell'attaccante. Probabilmente si cerca più una seconda punta che un centravanti, anche avendo Caputo e Joao Silva. Anche se Aldemagni ha fisico da prima punta. Però è un giocatore che svaria molto, aiuta molto. Abbiamo anche delle immagini sia di De Luca che di Aldemagni, quindi magari se possiamo anche mostrare dei gol dei e due attaccanti. E poi Aldemagni mi ricorda il centrocampista del Bari di Regalia nel 72-73. Eh sì, questo è De Luca, tra poco vedremo anche i gol di Aldemagni, due attaccanti comunque diversi, perché De Luca è un attaccante comunque piccolo, di statura, veloce, fastidioso per la difesa avversaria. Aldemagni però è uno che in Serie B, Giancarlo, è uno che la porta la vede con una certa regolarità. Magari non ha fatto benissimo quest'anno, non ha giocato neanche ha giocato poco sì. col Carpi, sì. Beh, De Luca è talmente fastidioso per gli avversari che il suo soprannome è la Zanzara. La Zanzara, è vero, un attaccante comunque importante per la categoria. Dicevamo però, tenendo conto di due, magari è più prendibile, anche viste le esigenze dell'Atalanta, Aldemagni, che magari verrebbe a Bari anche volentieri. Sì, bisogna vedere anche come evolve il mercato. Beh, poi c'è da dire anche che l'Atalanta poche ore fa, ieri, avantieri, ha acquisito la metà del Genoa di Boaci, sì. Quindi sicuramente Boaci si avvicina almeno fisicamente di più ad Aldemagni, e quindi l'Atalanta. Boaci, che era un calciatore che era stato accostato anche al Bari nelle scorse ore. E quindi Aldemagni è un po' più fisicamente vicino a Boaci, quindi più cedibile. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pubblicità, allora pubblicità, tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport.